eccolo, eccolo che arriva di corsa, però si vede che si allena con la nazionale cantanti, perché è sempre in formissima, non solo dal punto di vista fisico, ma proprio di tenuta del fiato, straordinario. Grazie. Grazie, 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 grazie. Allora, direi che possiamo iniziare. Possiamo iniziare prima di tutto. Vorrei che fosse tributato un grandissimo applauso a tutti gli artisti che si sono esibiti fino adesso. Ci sono tanti motivi per cui queste persone si sono esibite. A partire da Alex Baris, che secondo me è una persona veramente eccezionale, quelli con il cuore grande come una casa. L'anno scorso durante la tournée non si sente? Cambio il microfono. Allora, ora questo è meglio? Allora, ho detto che Alex Baris ha cantato e ci ha lietato per qualche canzone, adesso è una persona meravigliosa. Durante il tour dell'anno scorso cominciava i nostri concerti, apriva i nostri concerti, ed è una persona che mi ha sempre guardato con affetto. Vieni qua Alex, ed è veramente una persona d'oro. Io gli auguro tutto il bene del mondo, faremo il possibile anche per lanciarlo nel mondo delle sette note, e se va male ti lanciamo nella spalla dal balcone. Però grazie per tutta questa cosa che siamo insieme. C'era anche Denise, che è la figlia del nostro bassista, nonché arrangiatore e coproduttore insieme a me di I Love You, che appunto esce oggi, che ha cantato una canzone molto brava. Tutte le persone che hanno cantato in qualche modo fanno capire la musica è importante, eh? Iris e Ludovica non le altre, ma vuol dire è una cosa che fa capire quanto Cassino ama la musica. Adesso io ho visto ci sono le telecamere, ma visto credo che mi ascoltiate tutti, prima che partiamo con la prima sorpresa, voglio dire la prima cosa, e forse l'unica cosa seria che voglio dire stasera. Questo disco che esce oggi è un disco strano, perché è un disco totalmente fatto da Cassinati, cioè l'unico che non appartiene alla città di Cassino sono io, perché è un disco registrato durante un concerto a Cassino, post prodotto, ovvero quindi perché quando si registra i concerti poi alla fine delle canzoni vengono meglio, delle canzoni vengono peggio, bisogna andare in uno studio di registrazione per correggere, per far sistemare tutto, fatto a Piedimonte San Germano da Paravano. Dove sei? Paravano! Fatti vedere, Paravano! Vieni qua, che vogliamo salutare tutti, vieni! Non mi avete fatto un applauso, che ti sembra? Aspetta, l'avete sentito? Sì, non ho più fatto sembrare, vieni! Allora, io voglio chiederti, innanzitutto ciao, grazie. Ciao! Allora, tu che hai lavorato in tanti dischi, come ho cantato in questo disco? Bene e non c'era bisogno di correggere molto, o male hai dovuto correggere molto? Ottima esecuzione! Bravo! Un applauso! E quindi è un disco veramente dove tutti i musicisti sono di Cassino, a partire da Marco Colavecchio che suona il basso e l'arrangiatore e anche il coproduttore. A Benito Di Zazzo, che adesso sta cercando di far addormentare il bambino ed è qui con la famiglia. Ad Elisa D'Arpino, che abbiamo sopracitato e che stiamo scoprendo come presentatrice stasera, fra poco la scopriremo anche come ballerina. Ad Alfredo Mussolino, anche lui. E a Daniele Chiantese, che esiste, che stasera non è con noi in quanto non ha retto il viaggio. Ieri sera eravamo a suonare a Cosenza, anzi a Rock Imperiale, praticamente sul Mar Ionio, 7 ore di macchina, c'è chi c'ha il fisico e chi no. Allora, un disco strano perché totalmente fatto a Cassino, registrato, post prodotto a Cassino, c'è stato anche delle sovraincisioni di coro, di pubblico, ci sono tante persone che sono venute qui in studio e ci hanno aiutato, hanno messo degli applausi e delle cose, li voglio ringraziare pubblicamente perché insomma ci hanno dato una mano a far sì che questo disco venisse come volevo io. Il grazie è a tutti voi e a questo punto... Giustamente, non sei più microfonata, scusa. E a questo punto io il ringraziamento voglio fare i proprietari dell'hotel Rocca che ci hanno messo a disposizione questa struttura veramente meravigliosa che adesso stiamo scoprendo, ne scopriremo anche altre parti, la signora Maria Rocca, che veramente ringrazio, spero che dopo si paleserà e verrà qui che facciamo anche due chiacchiere insieme. Però grazie, ci sono gli amici, ci sono chi diventerà amici, insomma
Basta, grazie a tutti, possiamo veramente cominciare. E la primissima sorpresa che arriva stasera non arriva, arriva sempre da Cassino, ma da due scuole di danza. Adesso io ti passo la parola, tu me li chiami e poi partiamo a sentire una che è la canzone che fa parte di questo album e che è un inedito, quindi anche per i fan è abbastanza novità. Si intitola La Sciamba. Io l'ho scritta qualche tempo fa quando ho fatto il reality show La Talpa, che non avevamo niente. La Sciamba è, sono le abitazioni che hanno in Kenya, no? Sono le case, le capanne che in cui abitano i Masai, e noi viviamo lì dentro, si chiama Sciamba. Io avevo questa chitarra e ho scritto questa canzone. E adesso poi con un peregrinare del mondo, infatti dietro ci sono anche dei quadri di artisti che simboleggia tutto il mondo, da canzone africana come è nata è diventata una canzone sudamericana. Ti passo la parola per presentare tutti i partecipanti che sono qui frementi alla prima sorpresa di stasera. Allora, ti ringrazio Paolo. Questa è una cosa molto particolare perché è un ballo nuovo, un ballo estivo. Noi speriamo che si diffonda non solo a queste due scuole di ballo, ma veramente a tutte le scuole di ballo d'Italia. Speriamo che voi, dato sì che è molto semplice, lo balliate questa sera insieme con noi. È un regalo che è stato fatto a Paolo. Noi conosciamo tutti benissimo la sensibilità di Paolo e conosciamo, perché lui è veramente molto riconoscente, anche se gli dai una caramella è veramente la persona più riconoscente di questo mondo, e quindi vale sempre la pena di fare qualcosa per lui, e sappiamo quanto lui sia attento alle novità. Gli piaceva tanto, perché le aveva viste in TV e le aveva viste anche sul web, la flash mob dance, e noi gliene abbiamo preparata una. La coreografia è della scuola di ballo Principe e dell'insegnante Giannini Tea, e adesso avremo modo di vederli e di scoprirli insieme. La Sciamba! Tutto un po' più grande di te.
vogliamo coinvolgere anche loro. Mi fate vedere com'è il balletto? Mi fate vedere com'è il balletto? Benny, facciamo sentire com'è la canzone? Marco, mi vuoi coinvolgere? Tutto... Elisa, prendi un po' di pubblico. Vogliamo ballare? Buonanotte ti direi, questo io farei per te. Non è colpa mia se sei arrivato qui, in fondo non può farci male. Non è colpa mia se quando chiudo gli occhi vedo quello che ogni uomo vuol vedere quando vuole stare bene. Così adesso il vengo io vorrei, e in fondo al fuoco lentamente sì che brucerei, questo io farei per te. Di potere, ha bisogno che ho di te, per fermarti dentro un foglio non saprei, in fondo a fuoco lentamente sì che brucerei, questo io farei per te, questo io farei per te. Grandi!